Grazie alle conoscenze di Agostino Chigi, Sebastiano del Piombo ebbe l'occasione di trovare nella ritrattistica il genere che lo rese celebre. Gli influssi fiamminghi della luce e della pittura con pochi colori e l'influenza delle opere monumentali di Michelangelo hanno offerto a Del Piombo l'opportunità di esprimersi al meglio nella forma di pittura su pietra. La professoressa Anna Baldazzi ci spiegherà come l'artista veneziano abbia ottenuto questa sintesi tra dipinto e scultura. Agostino Chigi, portando con sé a Roma nel 1511 Sebastiano del Piombo da Venezia, gli procura nell'ambiente romano una serie di personaggi di riferimento a cui poter eseguire ritratti. E la ritrattistica è la cifra stilistica in cui Sebastiano, sia a giudizio del Vasari, sia a giudizio di Paolo Giovio, che in quegli anni era a Roma, è un ambito che nessuno ha superato. Quali sono le caratteristiche della ritrattistica di Sebastiano del Piombo? Sono frutto della mediazione della sua eredità e formazione veneziano-fiamminga, ma anche e soprattutto della monumentalità scultorea che aveva assimilato dalla pittura fiorentina impersonata a Roma da Michelangelo. I suoi ritratti hanno una figura centralissima di primo piano che però viene presa di spalla, d'angolo e che si illumina tra i contrasti del fondo costruiti attraverso un'architettura ortogonale che apre una finestra paesaggistica contrapposta ad una parte di parete oscura, su cui si illumina il carnato delle donne e a volte dei personaggi. I ritratti con cui Sebastiano si affaccia a questa arte, già a Venezia gli danno una fama e un consenso. Il primo di questi ritratti sarà la Salomè o la Giuditta, così come viene indicata. In realtà il quadro sembra non essere né la Giuditta né la Salomè o ambedue, perché di fatto nella raffigurazione tradizionale della Giuditta la figura femminile era sempre accompagnata da una fantesca. La fantesca manca e il piatto che è tipico della testa di Giovanni Battista di Salomè sembra poter far confluire verso questa identificazione. Ma più che l'identificazione del personaggio, quello che emerge nel quadro di Sebastiano del Piombo è soprattutto la lucentezza della seta e dell'abito, lucentezza della seta e dell'abito che è resa attraverso pochissimi colori. Questo è un quadro dipinto con pochi colori e che fa pensare alla capacità di Dürer di dare un vitalismo alle sete, come in quegli anni andava notando in Venezia. Il quadro di Giuditta o di Salomè è un quadro costruito sulla contrapposizione delle luci e delle ombre, del vitalismo e della morte. Al volto estremamente energico, forte, della Salomè o Giuditta corrisponde nell'altro spazio il volto morto di Oloferne o di Giovanni Battista. Alla parete oscura corrisponde l'apertura della finestra paesaggistica, alla divisione ortogonale della finestra fa da contrafforte lo spazio in cui
si appoggia il braccio di Giuditta per sostenere il piatto con la testa decapitata. In questa simbolicità degli spazi, Sebastiano del Piombo utilizzerà questa simbolicità anche in altri quadri. L'altro quadro che si porta, ad esempio, delle competenze e della sintesi che Sebastiano aveva operato di ciò che stava avvenendo sullo scenario pittorico e artistico di Venezia, è il triplice quadro. È un quadro a tre mani di Giorgione, Tiziano e Sebastiano. La donna di destra è di Sebastiano, ma ciò che colpisce in questo quadro sono la non coincidenza degli sguardi. Gli sguardi si guardano ciascuno su un piano completamente diverso, proprio ad indicare la simbolicità della rappresentazione in cui ciascuno dei pittori ha una propria visuale e una propria direttiva. Nella ritrattistica emergono soprattutto questi elementi simbolici che verranno a significare non elementi puramente decorativi, ma elementi identificativi delle funzioni di specifiche dei soggetti rappresentati. Per esempio, nell'Andrea Doria o nel Cardinale Carandolè, oppure nella rappresentazione del Cardinale Bandinello Saul, la impostazione della divaricazione dell'indice fa di questi quadri quello che Leonardo era andato sperimentando in Milano, ossia la grammatica del gesto. Tra i quadri maschili ci piace ricordare anche il ritratto d'uomo. Attribuito a Raffanello fino alla fine dell'Ottocento, fu acquistato per un Raffaello dal direttore del museo di Budapest, che però era convinto che fosse attribuibile a Sebastiano. Il quadro fu acquistato per una cifra straordinaria e costò poi di fatto accuse e gravi illazioni all'operato del direttore, che emigrò in Australia e alla fine si tolse la vita. All'inizio del Novecento il ritratto d'uomo, finora attribuito a Raffaello, fu poi data la paternità a Sebastiano. Tra i quadri femminili ci interessa ricordare due quadri emblematici romani: quello di Francesca Ardeaschi, la fanciulla che Agostino Chigi incontra a Venezia e che porta a Roma, e che nella sua rappresentazione Sebastiano è intento a creare una sintesi tra il costume romano e il colorito, il gusto della luce veneziana. La Francesca è di nobile estrazione, e ciò si ricava dalle perle che l'adornano, dalla collana d'oro vero che insieme alla camicia smerlettata e insieme alla data 1512 vengono segnate, dipinte con oro vero. L'acconciatura è veneziana dei capelli con una coroncina di mirto, e ancora l'impostazione del quadro d'angolo di spalla con le dita divaricate richiama la virtù della persona. Stessa virtù che viene indicata nella mano destra appoggiata sulla pelliccia di lince della giovane Dorotea in costume romano. La Dorotea
ha alle spalle, quasi una metafora, l'ambiente veneziano, la finestra che si apre sul paesaggio, la luce che proviene con un cromatismo sottolineato, è però una figura romana. In questa mediazione continua tra il colore fiammingo, la maniera fiamminga, delicata, e la struttura forte dei personaggi monumentali, farà dire a Benedetto Varchi che la pittura dei ritratti di Sebastiano è senz'altro superiore alle arti della poesia e della scultura, poiché la vaghezza dell'immagine fa pensare alla poesia e l'impostazione energica delle figure richiama la scultura. Quindi la pittura, meglio di ogni altra arte, in Sebastiano ha reso la fusione di queste arti. Ma proprio per dare uno sfondo in questa ritrattistica in cui Sebastiano eccelle e che è la sua competenza originale, la sua competenza originale ed autonoma da quelle che finora erano state le ombre di dipendenza dalla capacità di Michelangelo, in realtà in questi quadri ormai Sebastiano ha sedimentato e fatto sua quella che era l'impostazione d'angolo, l'impostazione del dorso girato, proprio delle figure di Isaia e della Sibilla delfica nella Cappella Sistina. Non è un ritratto la Sacra Famiglia di Burgos, ma lì, in quel quadro della Sacra Famiglia di Burgos, che ha costituito una rivelazione per la critica, in quanto trascurata finora per la sua collocazione e ingrigita dal tempo, nel restauro ha rivelato una capacità di mediazione, di una sintesi veramente eccezionale operata da Sebastiano nel tempo. Quasi ultima sua opera, quasi una delle sue ultime opere, la Vergine di Burgos, la Sacra Famiglia di Burgos, riassume il paesaggio veneziano, la torsione del busto, il gesto parlante sia del bambino sia della Vergine, e richiama ancora nella raffinatezza del velo, della trasparenza del velo, anche la Vergine di Capodimonte. Nella Vergine di Burgos, nella Sacra Famiglia di Burgos, c'è tutta la consapevolezza attonita e meditante della Vergine e del bambino che regge la palla del mondo sulla funzione redentrice della loro missione. Con questo quadro, con questo ritratto in qualche modo della Vergine, Sebastiano del Piombo andava impersonando il clima di controriforma che voleva della Madonna e della Chiesa una rappresentazione salvifica e una innovazione iconografica della stessa Madre di Dio.